Let's catch up. Ciao a tutti. Devo dire che questo convention è stato, come hai detto? Non ho capito nulla, però va bene. Hey yo, siamo su Wish 175. Io è stato molto bello. Dietro le quinte del convention. È stato molto bello, devo dire. Nulla è stato molto bello. E indovinate, è stato molto bello. Dai, presenta la tua presentazione. Ed ecco qui una stupenda ragazza, una bellissima ragazza, l'Ariana Piamonte. Ciao, buonasera. Buonasera, l'Ariana. Buonasera. Si vede male. Vabbè, pazienza, sì. Bene, l'Ariana, come hai trovato questo convention? È stato molto bello. È stato molto bello. È stato molto bello. Ho avuto ansia, tipo, per parlare, però... Dai, hai sentito però la presenza di Dio? Meno male. E rispetto all'anno scorso, cosa noti di diverso? Ah già, abbiamo fatto le pizze. Come hai trovato le pizze? Tu hai fatto le pizze? Sì, sì. Squisite. Molto buono. Però non ho mangiato la mia. Quello degli altri. Sì, buono. Vabbè, poi cosa abbiamo fatto d'altro? Come hai trovato le stanze e i compagni di stanza? Era molto polveroso. E io sono allergica alla polvere. E le mie compagne di stanza erano Tita Melba e Shira Greco. Monique. Shira Greco Monique. Che tipo appena si sono svegliate stavano già dormendo e russavano. Però noi cosa siamo? Siamo grateful, vero? Esatto. È stato... Basta! Ma che cringe! È stato molto bello, però. È stato molto bello. Le ragazze che c'erano dietro di me continuano a dire la tua battuta. Ma dai! È stato molto bello. Dai, raga, ma mi riconoscono così adesso, non lo so. Va bene! E poi? Cosa abbiamo trovato di bello? Il cibo, come l'hai trovato? Devo fare un complimento a chiunque abbia cucinato, lavato, troppo bravi. Molto troppo buono. Servire Dio. Io ringrazio le tite che hanno aiutato. Anche vero. Persone. Anche le tite che hanno aiutato a distribuire il cibo. Le banane. Le, sì, banane. Le banane. Un punto fondamentale. Molto della profumato. Cena. Del... Va bene. Che si appiccicava. C'è l'odore che si appiccicava. Però abbiamo scoperto che più hanno odore, più buono, più è dolce. Nice. Ah, è vero, una menzione per le pizze. C'era un antipasto prima delle pizze. Anche i prosciutti che avevamo portato tutti. Quindi nulla. C'erano persone che usavano i nostri ingredienti. Ma io non ho capito perché. Vabbè, perché era dove dovevamo portarlo. Che altro da dire, Diana? Io non so più che domande fare in realtà. Che figata! Wish once poi. Quanto hai dormito? Io ho dormito. Quanto ho dormito? Io ho dormito 4 ore. 4? Sì, io tipo 6. No, 5. 5, perché Tita Melba ci ha fatto alzare alle 6:30. Perché? Pensavo che fosse presto. Dovevamo alzarci presto per. Che brutto! Ma che ora sei andata a dormire? A mezzanotte appena finita la duration? All'una. Capito. Però allora, durante la duration, a forza di piangere mi sono addormentata. A forza di piangere, bello, sì. Hai pianto. E tipo che mi ha svegliata. Mi sono preso un colpo. E loro pensavano che stessi piangendo ancora. E mi hanno chiesto se volessi andare su. Quindi sei andato su. Sì, ti ho visto. Tu l'hai finito? Hai finito? Sì, ho finito Adoration. Poi boh. È stato bello Adoration, devo dire, una liberazione. Dopo il pianto ti senti libera. Sì, qua stavo aspettando la pizza. Ah, voglio far vedere la foto di Chiara. Vai, vai, fa vedere, fa vedere. Aspetta, aspetta, niente spoiler del prossimo ospite, niente spoiler. Un saluto a tutti. È stato molto bello. Ovvio. E niente, niente. Adesso chiamo una ragazza mezza bionda, non lo so in realtà. Una ragazza Una ragazza stupenda, bellissima, fantastica, bionda. Jasmine! Ciao.
Allora convention hai fatto? Aspetta. Ok, partiamo bene. Devo dire. Allora, ciao a tutti, sono Jasmine, ho 17 anni. Di dove sei? Stranamente, allora, sono nata a Torino, vissuta a Torino, vivendo a Torino. E quindi sei di Napoli? Sì, infatti guarda, la pizza di prima era incomparabile a quella di Napoli. Ah, ok, va bene. Riguardo al mio convention, questo è il mio... 17esimo. No, il mio terzo convention. È il mio terzo? È il mio quarto convention, scherzavo, perché ho fatto quello a Torino nel 2018, bello. Quello a Milano, EYC a Milano nel 2019, poi c'è stato la pandemia e poi abbiamo ricominciato l'anno scorso a Vicenza e poi quest'anno dove eravamo? A Ravenna, Bologna. Bologna, Fognano. Quello. Una via di mezzo. Sì, e il prossimo anno speriamo di andare a Roma. A Roma. Dai, e, Roma. Allora, noi due eravamo nello stesso gruppo di activities il primo giorno. No, in verità eravamo in gruppi diversi, ma ci siamo uniti. Uniti. Fa la forza. Esattamente, questo è il motto che qui a Ken ci ha fornito quando ci siamo presentati. Perché sto facendo io host? Non dovresti commettere domande. Sto ascoltando, sto pensando anch'io. Allora io continuo a parlare. Certo. Il primo giorno è stato molto interessante. Devo dire che le mie aspettative di questo convention non erano tanto alte riguardanti le cose sociali, così, ma alla fine della giornata mi sono fatta nuove conoscenze e anche nuovi amici, posso dire? Sì. E dimmi, perché pensavi che non fossero? Perché avevi le aspettative basse per questi per queste attività? Questo è una storia lunga. No, perché praticamente sono una persona molto introversa. L'anno scorso non è che ho fatto molte conoscenze, però quest'anno a quanto pare lo Spirito Santo ha voluto riempirmi Amen. Di lui stesso, e quindi mi ha voluto, cioè mi ha fatto conoscere nuove Kabataan. E devo dire che è stato molto bello. È stato molto bello. Basta. Ci faccio io più questo. È stato molto bello. E sì. Ecco. È quell'attività in cui dovevamo bendarci. Come ti sei sentita? Ti sei fidata della persona? Allora, dicendo la verità, sono stata con Stefano, che non lo conoscevo per niente. Non lo conosco. Ok, no. Parlando veramente, sono stata con mio cugino con il coso del blindfold, il gioco, l'activity del blindfold. Però sono stata anche con Pierre e qui a Ken, shout out. Praticamente siamo passati per il corridoio del primo piano, quelli bui. È stato molto molto creepy. Quando siamo andati nel corridoio dove c'erano tutte le stanze, certamente, ho presente. Era buio e c'era la luce della tua stanza che faceva bling bling, no? Ma la luce della stanza era... Faceva paura e poi è spuntata una suora che camminava verso di noi in mezzo. Era nostra sorella. Poi... sì... Tu con chi stai? Con chi sei stato? È stato molto bello, devo dire, è stato molto bello. Un'esperienza fantastica. Rispetto all'anno scorso, diversa, ma in molti aspetti. Quali sono le differenze che hai trovato tra il convention dell'anno scorso e di quest'anno? Era chiuso, l'altro era aperto. Grazie. E poi? In realtà non faceva caldo. Non penso di aver prestato molta attenzione, sai? Tagliamo. Non lo so, ti sono piaciuti i manga ti sono piaciuti i manga talks? Sì, certo. Hai imparato qualcosa? Certo che ho imparato, sì, qualcosa. Sì, ovvio. Cosa, certo, hai imparato? Tutto. Qual era il topic del primo talk?
Non puoi guardare il tuo ID? Never walk alone. Ok. Qua ci sono i suggerimenti. L'ho messo vista dopo. Ok, il secondo top, il team, secondo team. Ma cos'era? Talk with daddy. No. No. Quello lo... Talk. No. Walk. Sì. Cosa poi? Walk. Ma talk. No, era walk. Ma perché c'è scritto talk? Perché è sbagliato. E walk with walk. Jesus. Quello. E il terzo oggi che abbiamo fatto? È una memoria brutta, non mi ricordo i titoli. Sending, send love. No, send love. Sharing. Sharing. Hai ascoltato? Sì. Io non sento. La mia voce è suave. Io non ho fatto la pizza. Insieme ad altri di Noiesto e altri di Roma e Milano. Però sì, devo dire che ringraziamo quelli di Vicenza che ci hanno fatto, hanno diviso la loro pizza in 12 per farci mangiare. Shout out to them. Vi ringraziamo. E vedi, secondo te, questa esperienza ha fatto venire voglia ai nostri nuovi di entrare? Spoiler? No, niente spoiler. Secondo te? Secondo me sì, dai, è una bella esperienza, è stato tutto molto bello. È stato molto bello. Ok. E poi niente. Ma io ho fatto l'intervista a lei. Infatti. Allora chiamiamo qui Pierangelo Maxino, un ragazzo. È timido. È timido. Perché la sua prima volta. L'anno scorso l'ho fatto, ma non c'è. Era sì, tutto molto bello. Pierangelo Maxino, uno nuovo tra l'altro, la sua prima volta, timidino era, dai. Però ha fatto molta amicizia, ho visto. Dai, vieni. Oh no. Presentati, ti saluta. Saluta, presentati. Sì, va, è tranquillo, ci sento io, eh. Prova. Mi senti? Sì, ti sento. Non ti sento io. Ma come non mi senti? Ma non devi sentire il microfono. Ok, va bene. Dimmi. Vai, di ciao, presentati. Buonasera, Pierangelo Maxino. Dimmi. Come hai trovato questo convention? È stato... Posso dire? Basta, raga, è la terza volta che lo dico. Mi hanno rubato l'idea. Quelli di me hanno rubato l'idea, quindi... Vabbè. È stato molto... È stato molto bello. È stato molto bello. Molto bello. È stato molto bello. Dai, è lì. Ok. È stato molto bello. Per la tua prima... Quante volte ti avrei detto te? Tre? L'avrò detto 6 volte minimo. È stato molto bello. È stato molto bello. Okay. Quindi? Essendo la tua prima volta, come... Seriamente, come l'hai trovato? Allora, pensavo onestamente, cioè, pensavo fosse una cosa abbastanza assai tranquilla, ma nel complesso è stata un'esperienza che rifarei. E è stato molto bello. Veramente, guarda. Ok. E le tue aspettative? Avevi delle aspettative? Come ho detto, penso fosse una cosa leggera, cioè nel senso... E come l'hai trovata allora? Non pensavo che dovessimo fare determinate cose. Del tipo? Del tipo pregare assai, però... dipende, io... Ok. Okay. Io sono esonerato perché, sai... Sì. Neanche un anno conosco da El Shaddai, okay, quindi sì, è giusto, non posso non ho ancora provato questo tipo di cose, non sono ancora abituato, diciamo. Certo. E poi quindi ci sta? Sto per dire. Hai fatto quello che stavo pensando. E tu a livello di amicizie, rapporti con gli altri gruppi delle altre regioni, come allora, ti sei sentito? Onestamente, cioè già dalla mia persona, cioè, tipo, posso dire che tipo come mi vedevo dall'anno scorso, mi vedevo in modo molto diverso da oggi, mm-hmm. Cioè da in questo periodo, perché mi sono sentito una persona
abbastanza socievole, diciamo. Credo di essere stato abbastanza socievole, cioè non ho provato molta timidezza a presentarmi agli altri e queste cose. Mentre tipo l'anno scorso ero molto più timido di quanto lo ero ora, in questo momento. E prima di partire avevi un po' questa paura di non riuscire, di essere attaccato solo a quelli di Torino? Sì, però alla fine già da quando siamo andati in stanze abbiamo conosciuto gli altri di Roma, Vicenza, eccetera, i miei coinquilini, diciamo. Tu coinquilini. Mi sono subito presentato a loro senza nessun problema. E durante l'attività hai sentito la presenza di Dio? Questo ovviamente e mi ha aiutato anche molto, diciamo, a riavvicinarmi ancora di più a lui. Certo. Perché ovviamente da quando vi conosco da Yes mi sono avvicinato molto di più a Dio e quindi è stato a noi mi dispiace. Mi dispiace, stavo per dire sempre la stessa cosa. Dai, smettila. Scusami, male. Allora, okay. È arrivata l'altra. Lasci, dopo tra poco chiamo te. Vabbè, tanto dirò. Però a te ti hanno già chiesto com'è stata questa prima esperienza. Non è la mia prima esperienza, però cioè, come è andata? L'anno scorso l'ho trovata, ho sentito di più la presenza di Dio. Ma l'anno scorso era stata la tua prima oppure? L'anno scorso è stata la mia prima a Vicenza, abbiamo fatto una sorta di campeggio. Esperienza molto bella. Ok, aspetta, e le attività, per esempio come la pizza? È stato... è stato assai paziente perché abbiamo dovuto aspettare e alla fine non ho neanche mangiato la mia pizza perché ero pieno, diciamo, ero molto pieno e non avevo però più voglia di mangiare. Hai assaggiato anche le pizze che hanno fatto le altre? Onestamente non ho mangiato nessuna pizza, ho mangiato solo le carbonara e basta. Come l'hai trovata la carbonara? È stata molto buona. Secondo me era buona. Ci stava, eh. Dalle aspettative, io mi aspettavo sì, tipo panna e pancetta, queste cose qua. Sì, che... infatti io pensavo... Invece era buona. Pensavo una cosa secca, in verità era molto era, buona. Era cremosa. Cremosa, esatto. Sì. Ok. Adoration. Come l'hai trovato? Un'attività molto molto dove molto molto riflessiva. Ecco, è la più profonda, sicuramente è stata quella più profonda. È stata quella più evidente, quella più da sottolineare, diciamo. E hai pianto, ti senti libero adesso rispetto a sì, prima, ovviamente. Stai meglio? Mi ha liberato, nel senso, cioè, piangere secondo me aiuta molto una persona a liberare da sé molti pensieri e quindi penso che Adoration, come nel resto di tutto il convention, è stato una liberazione dai pensieri che mi giravano nella testa. Yeah. Ecco, ti danno crediti, allora, se fai stop. Non lo so sinceramente. Ma per esempio quell'attività in cui ti sei dovuto bendare. Avevo cuia. Chi avevi? Non mi ricordo il nome del cuia, però ti sei fidato? Mi sono fidato assai. Stavo per cadere dalle scale, però alla fine non sono caduto, per fortuna, grazie a cui anche. Niente. Diciamo che quando ci siamo invertiti i ruoli, sto per io veramente per cadere cuia dalle scale. Perché nel mentre ero anche con Jazz e Stefano, eravamo io e Jazz. Ma allora tu eri con cuia. Come si chiama? Jazz, come si chiama? Cuia. Qui a Ken, troppo simpatico qui a Ken. Era simpatico qui a Ken, quindi eravamo in quattro, stavamo parlando di continuo mentre erano le ramanda. Sì. Cosa fai qui a cadere? Perché qui non voleva andare sulle scale e quindi siamo andati in ascensore. E lì ci sei arrivata, ma come hai fatto a quasi far cadere qui a? No, al ritorno. Al ritorno. Siamo scesi dalle scale e in pratica parlavamo sempre.
e mi distraevo e non dicevo a Cuia. Ah, Cuia c'è la scala sotto. Devi girare a destra. Hai dato dei souvenir di Torino a qualcuno? Me ne sono dimenticato, onestamente. Però ho ricevuto un souvenir io, da Parma. Ah, wow, da Parma. Shout out to un ragazzo che mi ha dato il souvenir. Sei stato molto bravo. Molto, grazie. Ok. Per Angelo Maximilio. Grazie a tutti, grazie all'ospitalità di Monica Commedia. Adesso, ragazzi, chiamo qui a fianco a me una ragazza molto speciale. Molto energetica, molto crazy. Noi abbiamo il potere. Ashley Punzala. Vieni Ashley. Ciao belli. Ciao Ashley. Io, perché sei proprio sbonca? Allora, innanzitutto diciamo, presentati. È stato molto no, bello. No, basta, la quarta volta. È stato molto bello. Presentati. Ciao ragazzi. Sono Ashley Punzalan, soon to be member of Ashley. Wow! Era questo lo spoiler? Non so. E niente. My first convention. Oh my god. Com'è? Sai che ho scoperto solo ieri? Cosa? Che Yescon era Yescon. Cosa pensavi che fosse Yescon? Poi, quello è il tuo souvenir. Oh Ronald! Questa qui ho scoperto solo ieri Yescon. Cosa vuol dire? Vabbè, sorry. Va bene. È accettabile, è la prima volta, ok. Appunto. Vediamo, come l'hai trovato questo tuo primo convegno? Le tue aspettative verso... No, allora, onestamente pensavo fosse noioso. Mm-hmm. Cioè, ti giuro, pensavo fosse tipo 10 ore, per 10 ore leggevamo la Bibbia. Va bene, è giusto come sì, aspettativa. Non lo so, ma non capivo come era sto convention, perché mai fatto neanche Youth Camp, no? Cioè quello di MFC non l'ho fatto. Sì. Le aspettative, la realtà, invece come hai trovato i talk e gli activities? Ma è molto bello, cioè, allora, li ho trovati molto interessanti, cioè, adoro tanto. Soprattutto quelle da, tipo, Si ricordo. Nulla, vai. Cioè, sono stati tutti belli qui in Tokyo, non so cosa dire. Yescon 2023 è stato molto bello. Esatto. Ma davvero è stato molto bello. Io davvero mi aspettavo una cosa, perché non pensavo fosse così. Poi mi chiedevo, ma se è noioso, perché ci vanno tante persone a paragagnare? E appena hai capito che non facevamo, cioè non leggevamo per 10 ore una Bibbia, cosa? Sì, ma cioè, cosa hai provato? Hai sentito comunque la presenza di Dio? È stato bello. Ti sei divertita? Sì, la presenza di Dio è stata, cioè l'ho sentita. Dopo, vabbè, io non è che, com'è che si dice? Aspetta, devo... Non so cosa vuoi dire. Vabbè, no, che, allora, che ho sentito la presenza di Dio. No. E ho imparato un come si chiama? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ah, yes. Ok. Bello. Non so cos'è, però l'ho imparato. Ma invece per esempio il nostro presentation? È stato molto bello. Oh, maronna santa. Ma è stato molto bello, però. Cioè, siamo stati bravi. Mi ero dimenticata di dare souvenir, li ho dati all'ultimo. Non so chi le ha dato. Le hai date a caso? Sì, allora, conosco... mi ricordo una era di Bologna. Invece vediamo l'adoration. Adoration. Sì. Ieri sera. È stato bello, cioè c'era stato un momento di riflessione, mi è piaciuto tanto. L'unica cosa che mi faceva mi giravo e vedevo te piangere, perché è un momento di riflessione. Sì, e poi mi è stato molto bello. Non lo faccio apposta, però è stato bello. È uguale. No, non c'è bene. Molto. Invece l'attività dove ti sei appunto bendata, ti sei fidata. Ah sì, con chi ero l'hai fatto? Come ti sei con sentita? Una di Vicenza, credo. Boh, non ti ho visto. Niente, avevamo la stessa età, io ero... Ah io sì? Ero quello basso, madonna. Lei era alta quanto te. Non ci vuole molto. Era, vabbè. Sì, ma sono io nana. E lei praticamente mi ha... Quando ero bendata io, la prima cosa che mi ha fatto è...
Mi ha fatto salire nell'ascensore. Ti ha fatto salire? Anche tu l'ascensore? Ma raga, non la sua, ha fatto le scale. Sì, ma infatti, ma me lo chiedo pure io. Io volevo fare, preferivo fare le scale perché quando mi ma hanno detto ma ti fidi di più con le scale poi, cioè hai appunto, più... anche se rischi di morire, però comunque... Ti, cioè rischi di farti male, di sbattere ovunque, però è divertente. Esatto. Però niente, io so per cadere con le scale, beh, io non cado, non cado mai. Invece l'attività delle pizze come hai trovato? Allora, è stato pazzesco. Pazzesco addirittura, oh, pazzesco. Per chi l'ha fatto è stato pazzesco, è per stato lei. Ma perché non volevo dire quello. Ok, meno male, io non l'avevo capito. Ok, va bene, okay, è stato okay, pazzesco, okay. È stato pazzesco. L'unica cosa che mi dispiace per gli altri che non l'hanno fatto. Sì, anche a me. Tu l'hai fatto? Sì, però fu ancora con te. Mi dispiaceva. Però ho fatto. Ma tu hai mangiato più pizza di noi. Non è vero, no. Ma per favore, che ti dava tuo marito ti dava le no, fette. No, io ho mangiato una fetta. Quella è la fetta che c'era nel tavolo di Atejas, no? Non c'è. Una no. Piccola così era. Ma hai mangiato comunque più di altri. Io e Gianna, no, io e Pino abbiamo preso le ultime pizze. Siamo arrivati e non c'era già più nessuno. Ah, no, allora io ho preso una piccola pizza tipo così, pezzo di pizza, così, era. Poi c'era stata la pasta, ho fatto il bis della pasta, ci stava. La pasta? Poi, come l'hai trovata la pasta? Le paste erano buone. Un complimento a tutte le tite che hanno cucinato. Brave, grazie, buonissimo. Grazie tite, grazie a tutti. Ma perché mi sto controllando tutto per i peli? Non lo so, è stato molto buono. È stato, no, era buono. Buono, dai. Sì, ho fatto anche il bis. Infatti, mamma mia, un sacco, una nana pasta. Così che fa il bis. Wow. No, io lo sentite. E vabbè, con la pizza. No, io quando c'è la pizza ho mangiato un pezzo di pizza così. Poi ho fatto il bis della pasta. Della pasta, non della pizza. Poi alla fine sono arrivate le pizze, ma non l'ho più mangiata perché. È stato. Tu lo vorresti rifare poi questo. Vorresti fare poi questo, non c'è un altro convention nei prossimi anni? Sì, certo. Punti in qualcosa, per esempio fare più amicizie, sentire più la presenza di Dio. Sì. Ci vediamo a Roma. Ci vediamo a Roma, ha detto. Vediamo. Adesso, ragazzi, ho finito con Ashley. Oh mio Dio, mi sento da tutto. Adesso chiamo un ragazzo, il bunzo di tutti qua da Torino. Gian! Gian! Oddio no, sono l'Oba! Ma dove andate, Chiara? Io! Ah, chi c'è? Vieni. Fare il podcast! Ciao, guys! Madonna! Vai! Benvenuti in questo podcast! Spero che state avendo una buona giornata! Allora Gian, questo qui è il tuo primo convention, giusto? Sì. Com'erano le tue aspettative prima di... Allora, le mie aspettative erano di avere un bagno migliore. No, nel senso di attività, cioè di cosa avremmo fatto. Per esempio, Io pensavo facessimo un'uscita. Un'uscita di 2 giorni? Sì, intendo per cena, facciamo un'uscita. No. Cioè uscivamo per mangiare fuori. No. Cioè tu pensavi solo a questo? Sì. Cioè pensavi che convention fosse un'uscita? No, non solo quello, ma non so, per avvicinarmi a Dio e per conoscere nuove persone. Ti sei avvicinato a Dio? Sì. Hai... Sì, ci stavo. Posso fare un shout out? Shout out to my friends and family. Va bene. Ah ecco, hai fatto per le amicizie come te l'aspettavi? Pensavi di essere un po' più timido, siccome sono forse alcuni sono molto più di certi. Dipende, perché alcuni. Allora, le amicizie. Allora, ho fatto 2 amicizie con due ragazzi. Come hai trovato Adoration? Che ti ho visto molto attivo, sinceramente. Adoration, quello che abbiamo fatto ieri sera. Allora, Adoration. Ma quello confession cos'era? Sì, Adoration, è l'ultimo. È in messa? Sì. Allora. Allora, in chiesa ho. Che crack vuoi scherzare? Eh? Non l'hai. Ho pianto pezzi a pezzi. Cioè. Pezzi a pezzi, prima pianto un pezzo, poi l'altro pezzo. Sì. Ho pianto per 5 secondi,
basta, ho pianto per altri 5 secondi. Poi basta. Real. Poi non so, quando siamo... Mi scappava anche la pipì, quindi non riuscivo a concentrarmi, quindi infatti alcune volte mi giravo per guardare gli altri. Sì, infatti, mentre c'era... Ok, va bene. Le attività, come le hai trovate, generalmente? Allora, le attività mi piacevano, perché ci hanno dato a conoscere altre persone. Io ero in gruppo con Shira, ovvero il gruppo bianco. E abbiamo fatto questa attività molto noiosa, però sì, così. Che attività? Infatti la prima volta ci stata. L'attività era di tipo, c'erano questi ragazzi delle Filippine, dove hanno risposto queste domande. Cosa lì, non mi ricordo neanche come si chiama. Non so, così ho fatto. L'attività migliore era la pizza, ovviamente. Perché io e a te Monica abbiamo fatto un bel cuore, so. Che alla fine infatti, non l'abbiamo manco mangiato. No, infatti non l'abbiamo neanche mangiato. Quella pizza. E l'aspettativa era questa. No, seriamente mi è piaciuto tanto, quindi vorrei. Diventerai un membro di Ashley? Sì. Oh. Allora, io ho chiesto a te Jazz. Sì. A chi chiedere, e hanno detto anche a voi potevo chiedere. Certo. Oh, Tita. Tita. Noi. No, anche voi. Vuole far parte. Perché tu sei Elce, dai. Beh sì, Elce, dai, da quant'è? Ok, bello. Vorresti quindi far parte di Elce, dai? Sì. Ogni domenica sai che facciamo gawain, cioè facciamo delle attività comunque. Sì. Assembly. No. Adesso vai, vai. Come ti chiami già, non mi ricordo più. Iban Jake Bono An. Perché? Ma è tuo? Me l'hanno dato le ate, non so, devo fare un podcast a quanto pare. Podcast. Ciao Iban. Ciao. Come stai Iban? A posto. Tutto bene? Fin troppo. Uè. Che convention è questo per te? Primo, secondo, terzo, quarto, quinto? Se possiamo contare quello dell'anno scorso più... Quello dell'anno scorso si conta? Sì, io ho contato anche quello dell'anno. Allora tre mi sa, perché anche nel 2018 ho fatto un convention con legno. Ma avevi 9 anni? Ho dormito proprio, quindi sì. C'erano anche i tuoi o eri da solo? Ero da solo. Amore, Tato. Non lo so. Oggi c'era. Ma se consideri... Ma perché anche... Cioè i tuoi genitori comunque fanno parte di Asha già da un bel po', quindi... Bravo, praticamente adesso ho 14 anni. Adesso ho 14 anni. Sono 14 anni che sono selcide, diciamo. Allora, gli activity un po' disordinati. Cioè, dopo voglio fare la domanda. Vai, ok, un po' disordinato. In che senso disordinato? Cioè, tipo, io controllavo ogni volta cosa c'era dopo i Sang Tok, cosa c'era da Heidi. Però dopo quello, non so, dopo un po' ho capito che non rispettano gli orari. Vabbè, i talk, il primo talk, quello di Don Graziano, mi ha toccato nel cuore. Vabbè, quasi tutti i talk praticamente mi hanno toccato, okay. Specialmente il primo. Ok. Anche perché da un italiano me lo aspettavo succedere. Vabbè, sì, va bene. E per le attività, quale ti è piaciuta tra le tre? Vabbè, togliamo la pizza. No, scherzo. Quella è la terza. Blindfold. E ti sei fidato al 100%? Sì. E com'è stato salire sul palco e esprimere la tua esperienza con la De Veronica? Ero bloccato, letteralmente. Visto, non è facile dire tante cose, vero? Com'è stato l'adoration? Com'è stato l'adoration? Adoration. Stavo quasi dormendo. Ma dai, Ivan. Cioè, abbiamo fatto Savios. Hai fatto Savios. Quando abbiamo finito la prima parte di ginocchiamento. E lì abbiamo fatto un'ora e mezzo in cui non stavo seduto praticamente. Non volevo usare il telefono perché era. No. Perché se uscivo dovevo passare tra tutti i father che facevano la confessione. E poi non volevamo uscire perché non so se serviva qualcosa a padre. Salute. Grazie. Apprezziamo comunque l'effort di chiunque sia stato dentro il forno, perché veramente chiunque sia di là in quella stanza ti si accecano gli occhi.
per quanto più, cioè. Tu hai fatto la pizza? Sì, tutti hanno fatto la pizza. No, non tutti hanno fatto la pizza, tesoro. Ah sì? Per esempio. Ah, ma tesoro perché fanno scritto? Hanno scritto. No, no, perché proprio perché c'erano i posti là, cioè fanno. Ah sì, occupati. Possono venire ancora 12 persone, ci siamo. Cioè. Ah. Però come hai trovato la presentation? Nostro? Sì. Nostro. Sì, dai. Cioè, alla fine ci siamo divertiti. Tutti ci siamo divertiti, anche se ci sono stati delle incomprensioni. Poche. Del tipo? Non so, tipo, ho capito che Stefan gli avevano detto di ripetere più no, l'inizio. Ah, boh, allora non lo so. Però vabbè, però alla fine. Finché ci siamo, complesso. Ci siamo divertiti. Mi è lasciato un botto un presentation di Roma. Di Roma, mi. Ah, ecco, le amicizie. Come, cioè, per le amicizie, prima di partire ti aspettavi di non fare amicizia, di essere un po' più timidino? Ti aspettavo di avere amici come. Gli amici che avevo. Amici, le amicizie che avevo fatto nell'altro convention di Vicenza. Che poi ho rincontrato in camera mia. Peccato che, cioè, tu sei così excited, però appena ti rendi conto che, cioè, che sta finendo, sei troppo triste. Con domani c'è scuola. Vabbè, ma a parte quello, ma cioè. Ok, grazie mille per questo ultimo ospite, ciao a tutti, buonanotte a tutti. Oppure, non lo so, buonasera, buongiorno, quello che è. Bye bye. È stato molto bello.